Bene, cari amici di Telegarda, vedete che oggi siamo partiti con questa bella inquadratura su questo vocabolario intitolato Amedigo, Dizionario del dialetto del Basso Sarca. È un vocabolario del 2011 e gli autori sono Maria Torbol ed Eliseo Fava. Eliseo Fava, che abbiamo già avuto qui a Telegarda qualche tempo fa, che ci ha parlato di questa sua passione per il dialetto in genere, ma anche per il dialetto del Basso Sarca in particolare. E Eliseo ce l'abbiamo ancora qui oggi. Naturalmente, Eliseo, ben ritornato, ben ritrovato. Grazie per Grazie aver a voi. accettato questo nostro invito. E naturalmente a me interessa oggi che ci parli un po' di come nasce questo vocabolario, delle difficoltà che avete incontrato, del vostro impegno, dei tempi che avete usato appunto per produrre questo lavoro interessantissimo dal punto di vista del dialetto. Come è nato? Intanto comincerei a giustificare il fatto che ci sia io e non ci sia Maria Torbol. Maria Torbol è in Sardegna, sta vendendo gioielli in un grande albergo e quindi non era disponibile in questo momento. Ma Maria Torbol è stata importante per la nascita di questo libro per due ordini di motivi. Il primo è che due cugine di Maria, Adriana Benini ed Elena Cimonetti, che sono due insegnanti rivane che vivono una a Bolzano, dove insegna l'italiano ai tedeschi e il tedesco agli italiani, e l'altra a Milano, dove insegna lettere in un liceo, avevano fatto durante la malattia di una loro zia una piccola ricerca, che è questa, la lingua salvata. Ed era dalla vecchia zia, mentre le facevano assistenza durante la malattia, hanno raccolto un 500 termini dialettali rivani e avevano fatto una piccola brochurina familiare per gli amici e i conoscenti. E quando mi è capitato per le mani il libro, mi è venuta una curiosità per capire che cosa c'era sul piano editoriale serio. E girando per le biblioteche ho scoperto che c'erano tre riferimenti importanti. C'è un dizionario roveretano italiano fatto a metà dell'Ottocento da un amico di Niccolò Tomaseo, di Rovereto, che però non aveva mai aveva fatto questo grande lavoro, che era rimasto senza editore. E la provincia di Trento negli anni 70 l'aveva ristampato come strenna natalizia. Sono quattro volumi di 1500 pagine. Un'opera importante, teniamo conto che il Tommaseo con cui lui era in rapporto è uno dei grandi autori, dei primi grandi autori di dizionari della lingua italiana, e quindi è un prodotto molto serio, molto corposo. 50 anni dopo, Cesare Battisti incarica un suo amico che insegnava a Milano, trentino che insegnava a Milano, il quale fa un dizionario trentino-italiano, e a questo punto le 1500 pagine però si erano ridotte a 500.
Negli anni 50, 1950, un parlamentare trentino che non venne rieletto al Parlamento, e lui, per consolarsi della sconfitta, fece un altro dizionario del Trentino italiano, e questa volta era di 250 pagine. Allora io ho visto come se fosse una clessidra, dalle 1500 pagine alle 500, alle 250, alle 250, 300 termini fatte dalla Benigni e dalla Simonetti insieme, ho detto, ecco Cosa su sta succedendo? sì, il rischio che sparisca, però se usiamo il termine della clessidra, proviamo a far fluire ugualmente, usando questa immagine della clessidra, un po' di sabbia e vedere se si riesce a recuperare un patrimonio, contribuire a ricreare un patrimonio. Il titolo invece viene Ecco, a Medigo, perché da un effettivamente. personaggio. Da un personaggio, era l'intercalare di un personaggio straordinario. Io ero un bambino. Allora, il Muzio era un signore di Riva che aveva la mania di tenere pulite le strade. Lui non sopportava le cartacce per la strada e puliva, aveva sempre una pezzotta in tasca, puliva le maniglie o le targhe di ottone delle case, diciamo, benestanti del centro di Riva. Il suo intercalare era sempre Amedigo. Questo Amedigo, era, come dire, l'espressione per me. È stata l'espressione, come dire, un po' di quella spocchia rivana, che è quel tono, come dire, lo dico io e quindi è così la cosa. Ed era un intercalare che l'abbiamo messo perché poi, alla fine, c'è chi dice: ma perché Amedigo? Perché Medigo? E questo è un problema, complicato. Il lavoro poi è stato, 3 anni mi pare, tre ci anni, sono voluti 3 anni. dal 2008 al 2011. Ecco, vedete cari amici che io ho cercato di interrompere pochissime volte Eliseo perché Eliseo è un grande narratore, un grande affabulatore, quindi interrompere sarebbe proprio interrompere questa sua capacità di attirare l'attenzione di coloro che ascoltano. Non so, cari amici, se sentite ogni tanto qualche verso strano, ma abbiamo qui un ospite oggi qui negli studi Telegarda, abbiamo un cane, È il mio segretario. ecco, il segretario, che si chiama Pit, È quindi Candel il Pit. can del Pit, ecco, per cui se sentite ogni tanto, perché lui effettivamente, se il regista lo inquadrerà, Pite, Perché tu hai detto nella trasmissione precedente Pite, però c'è una parte del basso sacro che dice Pit. il Pit, esatto, come ho sempre detto che il nostro dialetto che parliamo qui è quello di Arco, ma chiaramente dobbiamo tener conto che andando a 5 km, ma non tanti 5, cambia tutto. Ed è per quello che noi cerchiamo di allargarci anche piano piano anche su realtà vicine ad Arco. Quindi salutiamo Pit, che mi pare che non mostri un grande atteggiamento di No, attenzione vuol per il dire la sua, dialetto, però vorrebbe insomma dire la sua. dovrebbe Sì. dire la sua. Vabbè, però sarà un parere del cagna, in senso Sì, positivo, eh? sì. Poi lui Lui è? è lombardo di Ah, è lombardo di origine. origine, quindi ho capito. Vabbè, l'Eliseo sempre con la sua pacatezza, però sotto ironica, eh? Bene, siccome abbiamo parlato di questo vocabolario, volevo dire che sto guardando per esempio la lettera A, non ci sono solo i vocaboli, ma ci sono anche modi di dire, non so, per esempio, a bec, a bec, a bella bel, a bisa boa, avanti, a bom a bom, accanto naturalmente ai vocaboli tipo abbandonare, abbastanza, abitazioma, abitim,
Abos, Abras, Abrasada, però poi ci sono anche Abraz. Quindi veramente è un lavoro per me notevole, anche se, ripeto, il nostro qua Eliseo ha cercato anche di sminuire questo lavoro, perché dice che ci bisognava fare anche un lavoro di ascolto, cioè andare a catturare, cioè, le espressioni direttamente. Per fare un lavoro scientifico bisogna prendere dei gruppi di parlanti, che però sono ormai rarissimi. Esatto, ormai sono estinti. Rarissimi. Diciamo. Che parlano il dialetto almeno l'80% della loro, certo, capacità di comunicazione. E fare diversi contatti e confronti per trovare poi l'interpretazione giusta. Quando io cominciai a occuparmi di dialetti, del dialetto, ero in quel di Bologna, un giovane glottologo che lavora all'ufficio interpreti della Comunità Europea, prima a Lussemburgo e adesso a Bruxelles, è un personaggio del Vivant, che è l'autore di un dizionario italiano-bolognese molto apprezzato. Lui ha lavorato 15 anni per fare un lavoro basato sui gruppi di ascolto. Ma nella provincia di Bologna, ci sono 37 aree dialettali diverse. Grazie. All'interno del territorio della provincia. Che comunque in qualche cosa si assomigliano, però. Sì, che si assomigliano. Come noi qui ad Arco cambiano. Diciamo Nemzo, altro dicono Nemgio. Ecco, queste differenze di questo tipo, insomma. Teniamo conto anche sull'accento fonico. Per noi diciamo ad Arco l'off, come l'uovo, arriva dicono l'off. Ma teniamo conto che un prefetto napoleonico nel Trentino fece fare ai parroci, chiese ai parroci, di fare un'indagine, di tradurre un versetto della Bibbia e, in dialetto. E da Predazzo a Storo vennero fuori, e c'è una documentazione a Trento, la biblioteca di Trento, c'è ancora il manoscritto di questi originale di queste 27 campioni diversi che mostrano profonde differenze. Là c'è l'influenza veneta, qui c'è l'influenza bresciana, c'è un'influenza più, diciamo, tirolese, certo. E quindi c'è una ricchezza in questa molteplicità dei dialetti che è bene andare a prendere. L'altro punto importante è che però noi, come punto di riferimento, abbiamo preso due, quelli che a parere mio e di Maria Torbol erano uno, che è Giacomo Floriani, che a noi risulta essere il primo che scrive in dialetto rivano. Ci sono sì degli appunti in dialetto, in atti notarili, in compravendite, in cose anche precedenti, ma della lingua parlata Floriani è il primo che agli inizi del Novecento scrive in dialetto, assistito da uno dei geni della famiglia Maroni, certo, della famiglia Maroni, non l'architetto, quello del Vittoriale, ma l'ingegnere, quello che ha inventato i pali di cemento della SCAC, che è lui che ha inventato, i soldi li ha fatti la SCAC, ma lui ha inventato il palo di cemento prefabbricato, che è stato il padrino di Giacomo Floriani. E l'altro, invece più vicino a noi, per vedere anche che come era cambiato il dialetto rivano, soprattutto negli ultimi 50 anni, era Luciano Baroni, che è stato un insegnante di lettere che io ho conosciuto bene, che è stato... È stato un insegnante alle medie. Ah, ecco, quindi abbiamo in comune... E questi due
mostrano, usiamo degli esempi tratti dai versi delle loro poesie per sottolineare l'attualità e la diversa valenza che la stessa parola può avere a seconda della sensibilità di chi la usa. Certo. Ecco, avete già sentito nominare Floriani e Baroni. Ecco, anticipo già che in una delle prossime puntate parleremo di Floriani, sempre con Elisè, e in un'altra appunto avremo Baroni. Prima diceva le influenze tirolesi. Ecco, mi preme per esempio citare due parole: il Butter, da Butter, no? Burro. Oppure Menezza, tanti non sanno cos'è la Nezza. La Nezza è la nipote, probabilmente deriva da Nichte, Certo, tedesco, quindi anche qui le ma certo, influenze nordiche sono ben ma non c'è evidenti. dubbio, non c'è dubbio. Bene, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata. Prima però ancora i soliti vocaboli del vocabolarietto, 10 vocaboli, naturalmente penna e solito quadernetto. Partiamo col canken. Non canken, canken, quindi accento tonico sulla A, ed è il cardine. La caneva, anche qui accento tonico sulla A, è la cantina. Il margaragne è il melograno. Ecco, sulla parola missiot, a volte lo si trova scritto con due S, missiot, naturalmente accento tonico, accento fonico aperto, ma alcuni lo scrivono missiot con la SC, sta per miscuglio. La paca, ho preso una paca, ho ciapana paca, una botta. E il pilone, la colonna. Te sei un slinguazzom, sei un linguacciuto, accento tonico sulla O, accento fonico chiuso. Spaciucom, sentite la stessa cadenza, fa rima, uno che si sporca facilmente. Zalt, ecco, zalt, giallo. Zalt, sentite, con la Z dolce. Invece, zavaiar, con la Z dura, è straparlare, delirare. Salt e zaldo, Il zaldo, ecco, il zaldo è che è il gran immediatamente, turco, che è perché è giallo, giallo e quindi esatto, il è zalt. legato Esattamente, immediatamente. ecco, vedete che la presenza di Eliseo mi fa anche collegare certe derivazioni dei vocaboli, o certi collegamenti dei vocaboli. Bene. Chiuso anche questo vocabolarietto, chiusa anche questa puntata, naturalmente grazie Eliseo, spero di vederti ancora, anzi ci vediamo perché abbiamo già anticipato che parleremo di Floriani, che è il massimo esponente del nostro dialetto qua locale, e Baroni. Quindi grazie di nuovo, grazie a voi cari amici che ci avete ascoltato, spero sempre con interesse, arrivederci alla prossima puntata.